È una partita difficile per tanti motivi, perché la storia delle partite contro questo allenatore ci insegna che ha sempre messo in difficoltà il Pescara, perché è un allenatore molto bravo, che fa della concretezza l'arma più importante delle sue squadre. Affronteremo una squadra, secondo me, solida, che verrà qui per cercare di portare via punti e che credo che avrà un atteggiamento di difesa e sfruttare le ripartenze. Credo che questo un po' sia il modo di approcciare questa gara. Quindi per noi sarà una partita difficile, perché sappiamo che quando troviamo questo tipo di squadre bisogna avere molta pazienza. Bisogna giocare bene, bisogna creare, e poi se abbiamo la fortuna di sbloccare il risultato, magari la partita diventa diversa da quella che magari ci si aspetta. I margini tra una squadra e l'altra sono veramente minimi, conta tantissimo magari l'organizzazione che ogni singola squadra ha, più che la forza effettiva che questa abbia, e quindi andiamo a trovare una squadra che ha un allenatore che è molto organizzato. Non dobbiamo stare tanto a guardare l'avversario a breve termine, in questo caso ci dobbiamo porre un obiettivo, che è quello di ingranare e di continuare sulla nostra strada, tenendo conto che per noi domani c'è solo un risultato, che è la vittoria. Abbiamo una rosa altamente competitiva. Il posto non è assicurato per nessuno e il posto bisogna guadagnarselo, tutto qua. Io guardo molto gli allenamenti, guardo le prestazioni, cerco di guardare tutto e domenica dopo domenica, partita dopo partita, ognuno si deve guadagnare e sudare il posto. Io domani non mi farò condizionare la partita di lunedì assolutamente, ma manderò in campo la formazione, la squadra che mi dà più garanzie e che è più adatta a incontrare questo tipo di partita. Poi penseremo a Novara.